dispiace di averti fatto venire fin qui per un mazzo di chiavi. Un'ora nel traffico. Non potevi chiederlo a mamma che sta a 200 metri da qui? Non lo sai? Si è iscritta a un corso di cucina. Abbiamo aspettato 40 anni, ma alla fine ce l'avremo anche noi, una mamma che fa da mangiare. Non so. Hai qualche cosa di attraente? Farei un capriccio. Hai preparato l'assenzio, lei? Sì, signore. Domani lei... vado a bamboleggiare. Dimmi. Dimmi tutto quello che senti per me. Dimmi che senti. Che senti? Un profumo. Dimmi. Dimmi che senti. Che senti? Ma che hai che resti immobile? Perché sei venuto allora? Eugenio, dove sei? Ti ricordi che eri la redattrice? Devo correre in sala operatoria, mi dispiace tantissimo. Ma non puoi farti sostituire da un collega? Sai che non so decidere da sola. No, questo è quello che è davvero molto delicata, amore. E poi guarda, tu sei bravissima e tutto quello che decidi va benissimo, per me d'accordo. Come sei buono, genio. Buono e scrupoloso. Non ci sono tanti dottori come te. Comincia a costarmi cara, a venire da te mi sbuce 40 euro di babysitter. È la seconda volta in un mese che mi tocca. Tesoro... Ma allora è davvero grave. Pettinare è ciccione ed è anche cattivo. Mi butti i pennarelli dalla finestra. Glielo dici tu, mamma? Se glielo dico io è peggio. Lo vuoi un consiglio? Mi fai le stesse cose che ti fa lui, ma prima che te le faccia lui. Senza farti vedere dalla maestra. Vuoi che tuo figlio diventi un bullo? Voglio insegnarle a difendersi. E a non avere paura di chi fa il prepotente, se me lo permetti. Non mi avevi detto che hai operato un ragazzo? Ma amore, non te lo dico mai perché poi tu ti impressioni. Luca una moglie non ce l'ha. È libero e non ci ha provato con me. Mio caro, forse non ti rendi conto che nel matrimonio per farci compagnia bisogna essere in tre. Due è come essere soli. Ultimo atto. La coppa. Il presidente Chirac la solleva per consegnarla ai vincitori. I 5.000 calesiani, stretti nel loro triangolino della curva nord, sembrano statue di sale. Il sangue nelle loro vene si è seccato. Ma succede un fatto straordinario. I 5.000 calesiani spalancano la bocca e tutti insieme esclamano: Michel Andrò, il capitano del NAMP, attraversa il campo, verso Reginald Beck, e gli tende il braccio. Non sappiamo quello che si dicono. Fatto sta che i due capitani adesso camminano insieme, fianco a fianco, per ricevere la coppa dalle mani di Chirac. I due capitani la sollevano insieme. Per la prima volta lo stadio si unisce in un unico applauso. Adesso la festa è di tutti, vincitori e vinti.